La sigla che è appena andata in onda ci è stata offerta da Giuseppe Cristiano, videografo di professione che cura anche i servizi di molte televisioni locali come Esperia TV, Video Calabria e altre emittenti private. Succede puntualmente ogni anno, alla fine dell'estate e alla fine delle feste natalizie. C'è chi parte e c'è chi resta, una sensazione brutta sia per chi deve tornare al nord per riprendere il lavoro, sia per chi resta a Kakuri, dove continua la stessa vita, con poche persone che ormai si incontrano, discutono o camminano lungo le strade del nostro paese. Il silenzio degli innocenti, così ha scritto l'amico Domenico De Rose su Facebook, pubblicando una serie di foto che testimoniano il deserto che regna lungo le strade principali. Da oggi ci dobbiamo abituare a condurre la solita e monotona vita. La mattina si esce, si prende un caffè e si ritorna subito a casa. La sera in piazza non vi è nessuno, incontriamo sempre le stesse persone e per trascorrere un'ora diversa decidiamo di farci un bruscolone nell'alimentare del nostro amico Salvatore Lacaria. Sono finiti quei tempi in cui Kakuri era piena di gente. Oggi, grazie anche a qualche iniziativa che si realizza durante il periodo invernale, si riesce a trascorrere qualche giornata diversa dalle altre. Gli altri giorni continuano ad essere gli stessi ed aspettiamo che arrivi l'estate per poter vedere il nostro paese di nuovo pieno di gente. I frantoi a Kakuri lavorano a pieno ritmo già da alcuni mesi e tra i produttori c'è anche chi ha avuto una bella resa. È stata un'annata boom, quindi, per l'olio d'oliva di qualità nel nostro territorio? Sembra proprio di sì, almeno a giudicare dai risultati ottenuti. Abbiamo riscontrato delle olive perfettamente sane e piante in ottimo stato vegetativo su tutte le varietà. Così dicono alcuni produttori da noi interpellati. L'olio prodotto quest'anno, così come riscontrato da parte di tutti gli addetti ai lavori, ha delle caratteristiche ottimali sotto tutti gli aspetti: profumi intensi, di clorofilla, bassa acidità e gusto dolce. Da molti anni non si otteneva un prodotto senza nessun difetto e che promette di conservare queste caratteristiche per lungo tempo. È da sfatare inoltre il mito della differenza di gusto e qualità tra le olive trasformate con il metodo tradizionale e con il metodo cosiddetto in continuo, con macchine di ultima generazione. Se il prodotto di partenza è ottimo, come in quest'annata, e chi trasforma è attento nelle diverse fasi di lavorazione, si potrà ottenere un prodotto di altissima qualità in entrambi i casi. Possiamo finalmente dire che la stagione segna un deciso riscatto con una produzione di olio extravergine di eccellente qualità e una buona produzione media per quintale di olive molite. È tutto per questo notiziario e arrivederci al prossimo.